Ferma più l'avanzata dei talebani in Afghanistan. Approfittando della ritirata statunitense, le milizie islamiste si sono già riprese i principali valichi di frontiera e negli ultimi giorni hanno lanciato una violenta offensiva contro i grandi centri abitati del paese come Herat, Lashkar Gah e Kandahar. L'esercito afghano, appoggiato dai bombardieri americani, ha inviato centinaia di soldati delle forze speciali per cercare di mantenere il controllo di queste città, la cui caduta potrebbe essere il preludio a un'offensiva finale su Kabul. Un gruppo di 250 soldati delle forze armate indiane è arrivato domenica all'aeroporto di Volgograd per prendere parte alle esercitazioni Indra 2021, il cui termine è previsto per il prossimo 13 agosto. Le manovre militari realizzate insieme all'esercito russo prevedono l'impiego di cingolati corazzati BMP-3, carri armati T-90A e lanciarazzi Grad. Fra gli obiettivi delle esercitazioni c'è quello di testare le capacità delle forze armate di entrambi i paesi in operazioni di atterraggio aviotrasportate e nella difesa di attacchi aerei lanciati con velivoli non equipaggiati. Peruviani sono scesi in piazza domenica 1 agosto nella capitale Lima per protestare contro le nomine del gabinetto del neoeletto presidente Pedro Castillo. I manifestanti hanno espresso, in particolare, la loro disapprovazione nei confronti di Guido Bellido, nuovo presidente del Consiglio dei Ministri, che sarebbe indagato di apologia al terrorismo per le presunte simpatie nei confronti di un guerrigliero comunista peruviano. Bellido ha un mese per ottenere il voto di fiducia al Congresso peruviano, sebbene per la sua approvazione sia necessaria la maggioranza semplice. Il partito di Castillo, Perú Libre, può contare solo su 37 seggi su 130 nel Congresso. La propaganda statunitense continua a influenzare le politiche del continente latinoamericano, da sempre considerato il cortile di casa di Washington.